Lampeggia? Sì. Uno, due, tre, vai! Decisa! Ok, corri, 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 non fermarti mai! Corri, 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 corri! Bravissima! Ok, levati! Io, ok, sono comodo. Stiamo salendo. Non troviamo là. Guarda che si sta facendo la nuvola davanti. Per cui non torniamo là perché non voglio andare dentro nella nuvola. Sei comoda? Comodissima. Ho fatto una corsona. È andata bene la corsa? Sì, sì, sì. Tona che ho, sei leggerissimo, quanto pesi? 40 kg? 33. Si sente. Questa è la strada, quella sotto è la strada che abbiamo fatto per venire su. Questa qui? Sì. Sembrava più corta. Sono 10 km. Questa è davanti a te, la strada che esce, che va dritta, poi finisce a T. Vedi? Al T giri a sinistra e vedi la mia macchina. Ma fai una foto insieme? Eh? Posso fare una foto insieme? Sì, fai la foto con la... esattamente questa. No, crucialissimo, fare un'altra. Sono ancora serio, non importa. La devo rifare? No, dai, va bene. Ah, se vuoi la rifaccio? Sì, rifalla. Ecco, si toglie tutto il dunque, che così viene più. Fare le braccia corte più in là non va. Ma è... va bene, va bene, va bene. Ecco la foto dei piedi, sì. Sempre. Obbligatorio, c'erano tutti. Arriverà, ma c'è una superficie nuova. Funziona? Sì. Allora, questi sono i comandi, quello di sinistra, quello di sinistra. Sì, prima a destra andiamo a destra. Se lo tiro di più, ci siamo più stretti. Che bello che è! E questo è quasi tutto come funziona il quarto engine. Bisogna tirare in questo? Sì, questa è la parte che vuoi tirare. Le colle è un po' più di correre e basta, per quello che sono pilota. Se li tiro tutti e due, rallentiamo. Davvero, sembra quasi di essere fermi. Sì, poi quando li rilascio, li partiamo. Vuoi i comandi? Posso provare? Sì. Aspetta che ti la macchina, grazie. Ok. Stai pilotando tu. Andiamo un po', dai. Portarli pari, per portarli pari un po' questo e lasci l'altro. Che bello! Andiamo a sinistra. Un po' di più. Basta bene l'esterno. Ok, adesso inverno. Andiamo, Vai, inverti. Questi si chiamano inversioni di rollio. Inverti. Questo è uno degli esercizi che fanno inverti. Uno degli esercizi d'esame. Quello che parecchi comandi per gli altri è l'esercizio dell'esame più difficile che fa fare. Davvero? Sì, quello che richiede più un po' più di sincronia. Se da questo esercizio qua l'esaminatore giù capisce quanto il pilota sa, ha confidenza con la macchina. Andiamo un po' a sinistra, andiamo per sentire il campo e tutto davanti a te. Ok, dritta così, basta. Nel frattempo ci avviciniamo anche a campo. Dritta, dritta, dritta. Chi è che pilota? A Greta!
metro. Dopo di lì siamo sopra il campo e siamo qua a girellare finché a smaltire quota, sì. Vediamo pure un attimo, siamo lì. Ok, che mi sono girato fuori lo strumento, così lo vedo. Non ha suonato poi? No, suona principalmente quando si sale. Oppure quando si scende molto forte. Facciamo un giro completo a destra. Più bene a sinistra. Per aiutare sposti anche il peso, quindi la testa è tutto all'interno. Noi eravamo là, no? Sì, stavamo sopra da destra fino al fondo. Il bimbo didattico che si fa prima di mandare in volo un allievo da solo, fa questo bimbo qua. Se sei comoda con le gambe dritte, tieni le dritte, se no le puoi piegare. No, è bello. Facciamo un giro a sinistra, okay. Su bene a destra, peso, testa, testa peso. Guarda da destra là, vedi che c'è una fabbrica addirittura dentro nel greto del fiume. C'è un piccolo Grand Canyon. Mi troppo lì dietro? No, stai comoda. Come sei... Tu non sei appoggiato su di me, sei appoggiata da qua. No. Senti che l'aria comincia a cambiare, quindi ti ricomandi che un po' si muovono. Sì, non è turbolento questo. Appena appena prima l'aria era immobile. Negli strati bassi si muove sempre un po' di più. Prendo il comando io. Ti invito quando devo. Molla pure. Guarda che anche se li lasci andare si fermano lì, vedi? Martello! Cosa faccio? È un palchetto credo. Dov'è? Destra o sinistra? Dimmi dove andare. Vada, dovessi imbrogliarci, invece di atterrare in piedi atterriamo su tutti, direi che sembra un po' di velocità. Senti che cambia. Prima, ma abbiamo anche un paracadute d'emergenza. Se dovesse succedere che il falchetto ti viene dentro di strappa il paracadute o cose del genere, che bel sorriso, ti porta giù, è in grado di portarti giù. Un paracadute con uno, però calotto, è un po' di più. Ho un amico che lo fa, che è istruttore, è lì che dice vieni. Hai paura? No, voglia, non ho tempo, sono sempre qua. Adesso siamo vicini agli esami con la scuola, per cui tutti i weekend siamo scuola. La scuola di tutti. Guarda che Dio.
adesso uscivo. Dal mare, che vuol dire 200 da terra. C'è una gita, un mercatino qui davanti a te. Mercatino forse. Ah, qui della musica di prima? È loro? È probabile, la direzione è quella dove veniva la musica. Cosa di giallo? Adesso si vede bene dove viene il vento in atterraggio. Viene da dietro la macchina. Dove dobbiamo atterrare? C'è l'acqua? Verso dove viene il vento. Così in faccia? Sì, come decollare contro vento anche per te. Perché in quel caso la velocità del vento si sottrae alla nostra. Non so se ti sei accorta, ma sono 5 minuti, 3 minuti che siamo allo stesso posto. Davvero? Ogni tanto lo strumento suona, andiamo su giù 2 metri, poi scendiamo 2 metri. Tanto che siamo a 50 secondi, stiamo scendendo lentamente, lo senti che suona? Vuoi decidere tu se salire o scendere? Beh, se voglio scendere a questo punto devo togliermi dalla zona dove suona. E invece per salire bisogna avere gente. Bisogna andare, esatto, da dove c'è l'aria che sale. Non siamo molto più bassi rispetto a quelli, guarda, quelli che prima che guardavamo. Più o meno siamo arrivati fin lì da loro. Oppure posso fare una virata molto accentuata, in quel caso prendiamo un po'. Quando sei alto che devi scendere velocemente, fai una spirale praticamente. E scendi molto velocemente. Se il vento rimane così atterreremo penso nel campo lì a fianco alla cadetta invece di quella della macchina. Ogni prato d'erba è buono per atterrare. Quando hai bisogno anche un prato coltivato è buono, il vigneto no. Ma il resto è buono tutto. Poi quando l'erba è bassa i contadini non hanno problemi. Dai, siamo fatti tutti. Sì, adesso siamo in ora di atterrare. È ora che cominci a metterti in piedi. Vado? Sì, sì. Un altro giretto. Siamo a 10 metri, adesso la velocità e poi la fine rallento. Perché la velocità ci serve per poi avere più restituzione indietro. Stai filmando? Ok, comincia a correre. Bravissima, su in piedi, scappiamo via dalla vela, ferma lì, se non ti cade in testa. Siamo arrivati. E benvenuta nel mondo del volo. È stato bellissimo, grazie mille.